è morto per un po'. Ma non piangere, perché
con la morte del cardinale significa che ci dobbiamo prodigare per l'anno 21. Quindi dobbiamo fare. Però, lei non mi può portare, signorina, dico io, è vero che ho fatto i voti di castità, però la carne di lavagno si fa schifire, dico. Chi può inclinare il capo per la benedizione? Carissimi, siamo qui riuniti tutti stanchi e un po' esauriti dopo aver trascorso tante serate lunghe di canti, balli, ricche mangiate, e queste poi sono le conseguenze. Purtroppo celebriamo ora le esequie del nostro fratello Carniali, che ha mangiato e bevuto per un mese senza badare a spese. E la sua vita è stata breve, fatta di scherzi, giochi, grandi risate. E ora che è schiattato, peggio per lui, e tra tutti noi un grande vuoto ha lasciato. Ha vissuto poco, è vero, ma con tutti è stato bravo e tanto sincero. E ora, carissimi, diamo l'estremo saluto al popolo Carniale e lo ringraziamo perché qualche sera ci ha fatto scordare i suoi mali. A lui darò l'estrema unzione e a voi tutti una santa benedizione. E a questo punto bisogna aprire i fuori. Allora, che il Signore ti benedica in nome del Festino, del Lucio, del Franco, del Salvatore, del Uccelli e di voi tutti, che dobbiamo ringraziare e portare avanti questa eredità che abbiamo ricevuto dai nostri cari e assicciato. Dobbiamo ringraziare i nostri cari che ci hanno regalato il carnevale, e noi lo dobbiamo portare avanti perché ormai è una cosa che va in spegnimento. I giovani di oggi si sanno divertire ben poco, e grazie comunque a voi che siete stati promotori di questa iniziativa. Speriamo che il Signore prega anche per voi, che ci faccia stare bene e che possiamo continuare le nostre danze, a ballare. E così sia. E se adesso lo accompagniamo con una musica non di marcia funebre, perché una musica degna. Santo! No. Questo è così. Dobbiamo seguire con il sacro e dobbiamo ricordare anche le nostre radici. Dedicate gli messaggi con gli esercizi.
c'è tanto rumore, ma pure.